È un Juventus-Inter incredibile quello che si giocherà quest'anno, questa domenica. Domenica prossima all'Allianz Stadium andrà in scena una sfida particolarissima, perché Juve-Inter di quest'anno ha un retrogusto un po' amaro, perché è obiettivamente strano. Questo Juve-Inter arriva dopo un'eliminazione brutta alla Champions da parte della Juventus, dopo l'eliminazione dei mondiali da parte dell'Italia e soprattutto dopo l'addio di Paulo Dybala, che potrebbe vestire la maglia dell'Inter il prossimo anno. Attenzione, perché di Paolo Dybala si è parlato anche a Sky Sport. Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha analizzato un po' la situazione relativa a Paolo Dybala, con un Dybala che clamorosamente proprio oggi viene accostato ancora una volta all'Inter, perché è il Tutto Sport oggi che proprio analizza la situazione di Dybala e cerca di capire appunto perché Dybala può essere un oggetto del desiderio proprio di Beppe Marotta. Quindi facciamo un po' di ordine e cerchiamo di capire cosa succede e soprattutto che novità ci sono sul fronte di Dybala. Juventus Inter è quella che sarà una sfida molto attesa. Prima però vi ricordo di supportarci, mi raccomando, qui sotto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche, strumento veramente molto importante. Inoltre vi ricordo il nostro secondo canale FCM, anzi FC Media TV in realtà, che è un altro canale dove potete trovare tante notizie sul mercato della Juventus. E allora, è paradossale proprio che l'ex 10 della Juventus, non Dybala, ma Tevez, sia proprio domenica a vedere la sfida tra Juve e Inter. Nell'anno in cui il 10 lascerà, arriva un ex 10 che verrà a vedere la partita. E sarà bello rivedere Carlitos Tevez con la maglia della Juventus. Oggi però diciamo che Sky Sport non analizza questa situazione, ma riparla di quella di Dybala. Leggiamo le parole di Giovanni Guardalà direttamente alla Continassa. Dybala deve dimostrare personalità, deve dimostrare ulteriormente di non sentire le pressioni di quanto accaduto lunedì scorso. Spesso contro l'Inter è stato protagonista, anche all'andata ha segnato su calcio di rigore. C'è curiosità su come reagirà lui e se vorrà dimostrare da qui a fine stagione che la Juventus si è sbagliata. Sì, perché di fatto queste parole e soprattutto questa super sfida arriva nella settimana in cui si è parlato di Dybala, ok, lontano dall'Inter, ma soprattutto negli ultimi giorni si fa un gran parlare di quello che è un interessamento dell'Inter. E vi abbiamo parlato proprio di Beppe Marotta negli ultimi giorni, un dirigente esattamente come Dybala messo alla porta dalla Juventus, e che per voglia di emergere, di dire guarda Juventus che ti sei sbagliata, io sono ancora valido, va all'Inter e fa un gran lavoro con l'Inter, tant'è vero che porta l'Inter, grazie ad Antonio Conte, sul tetto d'Italia, scavalcando proprio la Juventus. Questo potrebbe anche capitare volendo con Dybala, che sì, domenica forse deve dimostrare personalità, però bisognerà capire con che spirito e con che umore affronterà questa sfida, perché da qui in avanti tutte le sfide di Dybala, tutte le partite di Dybala con la maglia della Juventus saranno secondo me un punto interrogativo enorme. Saranno tutte un "e ora che succede? Dybala metterà il 100%? E se Dybala fa un finale di stagione incredibile dove non ne salta neanche una perché gli infortuni sono magari alle spalle, comincia a segnare a raffica, e a quel punto che succede?" È una domanda lecita, è una domanda francamente da porci, perché Dybala è un numero 10 di grande talento, che è stato fermato secondo me in questi anni dagli infortuni, ma che continua a essere uno dei giocatori più talentuosi di questa squadra, più forti di questa squadra. E questo finale di stagione sarà veramente un enorme punto interrogativo, anche perché una Juve senza Dybala è una Juventus che perde secondo me tanta qualità lì davanti, ma tanta qualità anche a centrocampo, perché la Juventus con Dybala non soltanto un attaccante, un trequartista, un esterno come lo volete chiamare, ma anche un giocatore che è molto, sempre molto vicino al centrocampo. Io ho sempre avuto l'impressione che da quando è andato via Pogba, per esempio, lui facesse un po' da raccordo tra centrocampo e attacco. Si va a prendere il pallone al centrocampo per portarlo lì davanti a quelli che sono gli attaccanti. Prima era Higuain, poi è stato Ronaldo, Morata e ora è Vlahovic. Sempre avuto questa impressione nel post Pogba. Ed è proprio clamorosamente anche qui, proprio Pogba, che in maniera del tutto clamorosa potrebbe tornare a rivestire la maglia numero 10 al posto di Dybala. Non ovviamente il ruolo, non è il ruolo lo stesso, ma a livello di leadership potrebbe essere Pogba a prendersi quella 10. Insomma, sarà una sfida quella di domenica molto affascinante, perché vedremo una Juventus
che va verso una situazione interessante. Attenzione perché oggi Tutto Sport ha riportato di un incontro proprio tra Beppe Marotta e Pier Ausilio, che hanno appunto incontrato Jorge Antun, procuratore di Dybala, per manifestare il proprio interesse nei confronti proprio dell'argentino. Ce lo aspettavamo, non mi sembra una notizia così altisonante, perché direte voi? Perché Beppe Marotta è stato quello che alla Juventus Dybala ce l'ha portato. Ce l'ha portato con grande amore, con grande interesse, investendo 40 milioni di euro per un ragazzo giovane che veniva dal Palermo. E per ereditare la 10 di Carlitos Tevez. Quindi non stavi andando a sostituire uno qualunque. Devi apprendere un giocatore di un certo livello che aveva fatto non tanto, tantissimo in 2 anni di Juventus e che era entrato di diritto nei cuori dei tifosi bianconeri. Di fatto l'Inter in questo momento non lo può bloccare fin da subito perché ha alcune situazioni di mercato da liberare. Due di queste sono Sanchez e Vidal, entrambi che sono vicinissimi all'addio, sono praticamente ormai con un piede fuori dalla pinetina, però secondo me questa è una bella, perché entrambi comunque guadagnano cifre importanti, entrambi sono sui 6,5 / 7 milioni, quindi parliamo di un investimento abbastanza importante. Liberarsi questi due ingaggi vuol dire permettersi un importante ingaggio per Paolo Dybala. Poi attenzione, perché si parla anche di Premier League per Dybala, si parla di un Tottenham che dopo 2 anni fa che ci aveva provato ci riprova, ma stavolta a parametro zero. Si parla di un City che potrebbe fare un sondaggio per lui, si parla addirittura di PSG che, liberandosi proprio di Mbappé, potrebbe cercare un attaccante e Dybala potrebbe coronare il sogno di giocare con Messi non soltanto in nazionale ma anche nel club. Insomma, ci sono tante squadre. Attenzione al Barcellona, che sembra essersi un po' defilato dalla corsa, perché sembra non essere esattamente un pupillo di Xavi, ma secondo me in questo momento quella che è più in vantaggio di tutte è proprio l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Insomma, Paolo secondo me avrà molto, la gente di Paolo avrà molto da fare. Ci sono tante squadre secondo me interessate a lui, perché io continuo a dire che Dybala a parametro zero è un affare per chiunque. Poi però mi metto nei panni della società Juventus, vede un giocatore che di fatto non c'è quasi mai e per condizioni fisiche nelle partite che contano non c'è mai. Ci sta che la Juventus di fronte a una richiesta di 10 milioni dice tanti saluti e arrivederci, ci può stare. Però francamente io credo che sarà da attenzionare non soltanto la partita di domenica contro l'Inter, che può essere la prossima squadra di Paolo Dybala, ma è da attenzionare tutto il finale di stagione, perché sarà veramente un enorme punto interrogativo capire come reagirà lui a questa situazione in campo, cioè vedere che Dybala sarà un Dybala che non ha più voglia di giocare perché si vuole risparmiare per la sua prossima squadra, o sarà un Dybala invece che darà ancora di più per dimostrare a questo evento che si è sbagliata, magari mandando altre frecciatine dopo i gol in tribuna. Cioè saranno mesi pieni di tensione e soprattutto bisognerà anche capire come questa Juventus penserà di poterlo sostituire, un giocatore come Dybala, perché io continuo a dire che se vai via, dai via Dybala, hai dato via prima Ronaldo, hai levato molta qualità a questa squadra. E quando sento nomi alla Berardi e Raspadori, francamente mi rendo conto che quella qualità non è neanche minimamente paragonabile a quella di Dybala. Quindi serve, secondo me, un colpo importante, un colpo ad effetto tra centrocampo e attacco. Comunque qualche giocatore che ti possa dare qualità. Qualità per questa squadra, soprattutto io per esempio punterei forte su un giocatore che possa saltare l'uomo con facilità, piuttosto che prendere il solito simile trequartista. Vorrei un esterno tutta fascia, molto rapido e molto eclettico, soprattutto che possa saltare l'uomo con facilità, una cosa che secondo me in questa Juventus manca terribilmente da quando sono andati i vari Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa e compagnia cantante. Levi Dybala di fatto l'unico è Chiesa, che però ancora ne ha per un po', e soprattutto Levi anche è Cuadrado. A parte questi due, sono pochi giocatori nella Juventus che saltano l'uomo. Ecco, mi piacerebbe vedere al posto di Dybala un driblomane per la fascia che potrebbe ricoprire un bel tridente insieme a Chiesa e insieme a Vlahovic. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate.